Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Io sono Moro e oggi voglio continuare il racconto per quanto riguarda l'ultima live stream di Guild Wars 2 End of Dragons. Nella scorsa settimana ho raccontato di come le armi leggendarie di terza generazione sono effettivamente salve, ma in quella live stream tutta la seconda parte era dedicata ai personaggi nuovi, ma non a tutti. Presenti nella prossima espansione del gioco e anche di una Masteries, la quarta dei cinque all'interno appunto di Eod. Quindi non perdiamo altro tempo, come sempre faccio un po' di pubblicità all'inizio, però poi ci tuffiamo direttamente in tutte queste informazioni. Cercherò di non dire troppo riguardo i personaggi, più che altro perché non vorrei spoilerare troppo, perché un po' lo stanno facendo, forse non è pertinente, ma diciamo che credo che alcune persone possano definire quello che ArenaNet sta rilasciando come spoiler. Come sempre, se i contenuti che faccio sono di vostro gradimento, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e un commento se mi volete dire la vostra e ovviamente mettete la campanellina se non l'avete già fatto. In descrizione tutti i miei social network sparsi nello spazio cosmo e ovviamente anche tanti link utili, specialmente per i nuovi giocatori, per quanto riguarda delle realtà italiane di Guild Wars 2. Mi riferisco ovviamente a Pessimismo e Fastidio, MMO.it e ovviamente l'Arco del Leone come gruppo. Ma adesso iniziamo a parlare dei personaggi di End of Dragons. Se avete visto il trailer di End of Dragons, saprete bene che Meitrin, personaggio importantissimo nel passato di Guild Wars 2 e attualmente semplice boss di Fractal, tornerà in pompa magna con la terza espansione di Guild Wars. Questo personaggio, che di fatto era svanito dalle scene per una fuga rocambolesca nelle nebbie, tornerà di fatto, come ho già detto, in End of Dragons, e con lei tutti gli Aetherblade. Ma ovviamente ci saranno dei cambi. Tra i personaggi annunciati nuovi troviamo infatti Anka. Anka è l'Asura più importante che possiamo trovare forse negli Aetherblade, in quanto lei è la sostituta di Oryk. Il personaggio già visto appunto nel Fractal che urla spesso Ai Ai Captain viene ucciso nella Living World Season 1, proprio da noi, in quel frangente che il Fractal cerca di riproporre. Anka ha preso il suo posto, è una Asura molto particolare visto che ha gli occhi di due colori diversi e sembra avere una visione della vita molto negativa e qualche legame con Gorrik, probabilmente visto che Gorrik un tempo era Inquest e forse lo era anche lei. Quindi, tra gli Aetherblade troviamo anche altri due personaggi strani ma interessanti allo stesso tempo. Il primo è Ivan, un Dredge. C'è un certo legame tra Dredge e Kanta, ma non voglio approfondirlo troppo in questo video, però è bello vedere come hanno dato spazio anche ad altre razze al di fuori delle classiche 5. Ivan è il capo, diciamo, è il navigatore del gruppo per quanto riguarda gli Aetherblade e sembra essere doppiato dallo stesso doppiatore di Ritlock, cosa che mi fa presupporre appunto una grande assenza di questo personaggio, come era ipotizzabile all'interno della prossima espansione. Dopo Ivan troviamo Reniac, un char che si occupa delle munizioni, definito una personalità esplosiva, è palesemente un bombarolo, comunque qualcuno che fa più danni che altro. Hanno fatto sottintendere qualche strano legame con il suo doppiatore, non è ben chiaro quello che hanno detto durante la live, ma a quanto pare hanno specificato che la voce che avrà non sarà quella che ci aspettiamo e hanno esortato i fan a cercare di indovinare il doppiatore. Non so bene il perché, lo scopriremo solamente a febbraio. Per quanto riguarda i personaggi che provengono dall'Impero del Drago, abbiamo il personaggio di Jun. Già vista in maniera abbastanza importante nel trailer di lancio di End of Dragons, in quanto è uno dei pochi personaggi a comparire, nonché quasi l'unico a parlare, Jun è a capo dell'Axonlai Dragon Jade Company ed è la sorellastra dell'attuale imperatrice di Kanta. Sorellastra nel senso che dovrebbe essere la figlia illegittima dell'imperatore, padre appunto dell'attuale imperatrice. È una visionaria molto ambiziosa, crede molto nella tecnologia della Dragon's Jade e nella ricerca e vuole che Kanta abbracci il
il futuro in maniera del tutto completa. È un personaggio secondo me molto interessante, potrebbe coprire il ruolo di cattivone di turno, anche se non lo so bene. Mi fa pensare molto questo personaggio, sono contento che hanno accennato qualcosa. Poi abbiamo l'imperatrice Yin. Lei è l'attuale regnante di Kanta. È una donna, il che è strano per Kanta avere un'imperatrice donna, visto che alle donne era proibito questo ruolo, e come ho detto poco fa, ha un rapporto di parentela non totale con Jun. È un personaggio che ha molto a cuore Kanta e i suoi abitanti. Poi abbiamo il ministro Lee, è il capo del Ministero della Sicurezza, ha una sorta di rapporto mentore e diciamo assistente con un altro personaggio già accennato, Rama, definito spesso Detective Rama, ma di quest'ultimo non sappiamo praticamente nulla. È un personaggio molto tradizionalista, tende a essere l'opposto di Jun e con questa donna infatti ha molti molti problemi, a quanto pare. Sembra essere un classico personaggio molto duro, ma che nasconde un animo gentile molto nel profondo, dopo che si scava per un bel po'. Poi abbiamo il personaggio di Chul Mu. A parte il fatto che sembra il padre del mio main in-game, Chul Mu è il carismatico leader della Fratellanza della Giada, The Jade Brotherhood, che è stato confermato avere lo stesso nome di GV1, ma di non essere la stessa cosa di GV1. È un alleato di business di Jun, in quanto entrambi si occupano appunto della Giada, ed è stato mostrato anche nel trailer della mappa Jade Sea. A mio avviso anche lui potrebbe ricoprire il ruolo di cattivone di turno, ed è a capo di una delle tre fazioni che troviamo all'interno della foresta di Ecobald. Un altro personaggio importante che è presente all'interno di questo impero è una ragazza Tengu, ovvero Ayumi, una Tengu nata in città. E non dico molto di più su queste cose perché ArenaNet sta rivelando informazioni secondo me abbastanza preziose sulla lore antecedente End of Dragons, ma postuma Guild Wars 1, che è molto diverso da quello che ci si aspettava. Ayumi fa parte dei Kestrel, che appunto è una di queste tre fazioni da me già citate, presente ad Ecovald. Si sente un po' un outsider perché lei vorrebbe essere più aperta alle nuove idee, ma i Kestrel non sono molto avvezzi a questa cosa, visto che sono un po' più tradizionalisti, specialmente i più anziani, quindi viene vista non proprio benissimo. Altri personaggi importanti che possiamo trovare all'interno di questa presentazione è Tetra, un Warden. Per chi non si ricordasse o si è dimenticato o non ci ha mai giocato, i Warden sono una tipologia particolare di avversario all'interno della foresta di Ecovald, ma non mi dilungo troppo per non spoilerare troppo. Comunque, dall'estetica che vedete, è un personaggio molto intrigante. Lei è il leader degli Speakers, la terza di queste fazioni. Permette agli umani di allearsi con lei e detesta ogni cambiamento fatto alla foresta di Ecovald e ogni forma di tecnologia. Infatti, specialmente con la The Jade Brotherhood, è in una sorta di guerra perenne, dove i Kestrels si trovano nel mezzo a cercare di gestire entrambe. Sembra essere una persona molto particolare, o comunque una molto diretta che odia le mezze misure, quindi sarà interessante vederla all'opera. Molti altri personaggi già citati in precedenza, come per esempio Yao e Detective Rama, non sono stati approfonditi e neanche mostrati. Comincio a pensare che forse davvero abbiano qualcosa che non si può far vedere, visto che ne so, ragazzi, probabilmente c'è spoiler. Tutto quello che ci fanno vedere è tagliato perché è spoiler, quindi forse anche alcuni personaggi non possono essere mostrati in alcun modo. Adesso è arrivato il turno di parlare della Arborstone Revitalization Mastery. Onestamente, come quarta Masteries dopo la pesca, lo skiff e la Siege Turtle, mi aspettavo qualcosa di più a livello puramente tecnico. Infatti, ArenaNet ha mostrato questa nuova hub che si trova all'interno di Ecovald in una mappa
a sé stante, appunto chiamata Arborstone, molto famosa per chi viene in GV1, e hanno creato questo hub molto più grande dell'Occhio del Nord o di Sun's Refuge, sia per quanto riguarda capienze dei giocatori, sia per quanto riguarda la grandezza effettiva. È un luogo che funge da base per molti mercanti che sbloccheremo, stazioni di crafting, ma soprattutto da hub per le strike mission. Onestamente non capisco perché farci una Masteries sopra per ora, visto che sebbene hanno mostrato che chi ha sbloccato la Masteries e chi no vede e può interagire con cose diverse, sembra più una funzione per role players, più che per tutti i giocatori, a parte l'idea di essere un hub. Sono sicuro che creare un hub nella nuova espansione sia comunque lodevole come idea, però farci un'intera mastery sopra quando ne manca solamente una all'appello, non so, a volte Arianet si scorda forse alcune cose del marketing un po' più immediato. Sebbene ci siano altre informazioni da dire per quanto riguarda questa mastery, magari lascerò delle immagini su schermo, a mio avviso non c'è nulla di così eclatante da farci cadere i pantaloni dalla gioia, cioè nel senso è appunto una nuova zona esplorabile che forse avrà degli eventi, ma anche qui non ci sono NPC, non ci sono personaggi, non ci sono asset di gioco, non c'è praticamente niente perché come sempre è tutto spoiler. Allora se non mi devi far vedere nulla, a questo punto non farmi vedere niente e basta, perché effettivamente comincia a essere un po' pesante questa situazione del non vi possiamo far vedere nulla perché è spoiler. Tanto più che quella live stream doveva essere gameplay overview e effettivamente di gameplay si è visto davvero poco. Colgo questo ultimo, diciamo, momento del video per parlare del fatto che le Elite Spec nella quarta beta che c'è stata durante quei giorni appunto di questa live stream si sono dimostrate molto migliorate, secondo me, quasi tutte in generale, anche quelle che sono state leggermente nerfate. Credo che siamo sulla giusta strada per End of Dragons, mentre della tartaruga, ragazzi, per ora non c'ho nulla da dire se non che sia davvero una mount interessante. Non ottimale e non performante al 100%, ma casca bene tra il pool delle altre mount. Io vi ringrazio davvero di essere stati con me in questo, spero, breve video. Ho paura di essermi dilungato troppo, come sempre. Vi ringrazio appunto di essere stati qui con me, vi rimando a dei video che farò nei prossimi giorni, inoltre ho un piccolo progettino sottobanco che tra Natale e l'anno nuovo potrebbe arrivare, non è nulla di eclatante, ma potrebbe dare una svolta piccola al mio canale per chi ha voglia di supportarmi in maniera un po' più forte anche con proprio piccoli aiuti. E questo, ragazzi, è tutto quello che ho da dire per quanto riguarda quella live stream. Viva le armi leggendarie, viva i personaggi nuovi, un po' meno il marketing dietro questa live stream nella seconda parte, perché, ripeto, Arborstone e i personaggi sì, sono due cose molto belle da vedere, specialmente legato alla storia, ma non so quanto vedo quello lettivamente. Quindi vedremo, ragazzi. Tanto ormai manca davvero poco, 2 mesi e mezzo, e EOD finalmente sarà nelle nostre mani. Noi ci vediamo presto con un prossimo video e io vi mando un abbraccione. Ciao, ragazzi.